Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro primo appuntamento live della settimana, ovvero quello del martedì. Come al solito ci ritroviamo tutti qui riuniti appassionatamente per guardare i grafici, per guardare il mercato, per vedere come vanno le cose, per aggiornarci sulle nuove posizioni, sulle novità del mercato stesso e del mondo cripto in generale, che si muove più velocemente che mai, in particolare in quest'ultimo periodo dove l'ondata della DeFi veramente è travolgente. E insomma, cerchiamo un po' di capire da che parte stiamo andando, in che direzione questo folle mercato sta andando. Ben ritrovati a tutti, vedo che state arrivando, mi fa piacere che entrate in chat, che partecipate, che dite la vostra, fate le vostre domande, perché il bello di questi appuntamenti è proprio il fatto di essere live. E quindi mi raccomando, vi voglio qui gasati, partecipi e sul pezzo, perché ovviamente si accumulano anche shitcoin. Più guardate live, più commentate e partecipate, e più shitcoin raccattate e vi gasate ancora di più. E vi ricordo che Bitcoin è morto per 380 volte, come recita questa stupenda maglietta. Allora, che dire? Io oggi ho dato un'occhiatina un po' ai grafici e vedo che le altcoins mostrano molta, molta debolezza. Vedo che alcune stanno creando dei pattern molto brutti, molto toppi, come si suol dire in inglese, ovvero che sembrano dei top, dei massimi, sembra che abbiano voglia di iniziare quel famigerato storno che vi ricordate, io in modo un po' magari troppo aggressivo, ho cercato di mettere in guardia un po' di tempo fa durante la folle bull run delle altcoins, in particolare delle coppie alt BTC, avevo cercato di mettere un po' in guardia dicendo attenzione, fate qualche take profit. Non osate troppo, non fate gli holder a vita delle altcoins, perché poi quello che succede dopo le impennate paraboliche è quel lungo storno, quella lunga fase di bear market. I costrutti che stiamo vedendo in questo periodo sulle altcoins fanno pensare che potrebbe essere iniziata una fase di quel tipo, e magari dopo ci andiamo a buttare un occhio. Non su tutte, ovviamente, perché alcune altcoins si stanno muovendo particolarmente bene, vi anticipo già che spenderò due parole su BNB. Binance in questo periodo è un protagonista indiscusso, ha lanciato un sacco di nuovi prodotti, ha creato dei nuovi driver di domanda per BNB e quindi vale la pena spenderci due parole, ed è uno di quei momenti dove l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale vanno un po' insieme, perché sia lato grafico sia lato fondamentale BNB insomma spinge veramente veramente tanto. E infatti qualcuno dice: hai visto BNB quanto ha pompato? Hai voglia se ho visto. Tra l'altro non so se mi segui su Telegram, se non lo fate mi raccomando fatelo, perché è un canale aperto a tutti, gratuitissimo, dove condivido le posizioni che apro, le analisi che faccio, tutte le osservazioni del caso, e una di quelle è stata proprio che ho incrementato la mia posizione su BNB oggi proprio perché ha dumpato dopo un pump, ma ha dumpato dopo un pump che ha rotto una resistenza importantissima, e tra l'altro, appunto, ultimamente ci sono mille motivi per holdare BNB. Tra poco li vediamo assolutamente. Allora, oserei dire che possiamo iniziare subito con la lettura delle vostre domande. Vi ricordo che partiamo sempre da lì, quindi voi avete il ruolo di assoluti protagonisti in questi live, perché decidete che posizione. Che direzione, scusate, ormai il trading mi dà la testa, che direzione prendono, quindi di cosa parlare, dove soffermarci, quindi mi raccomando partecipate perché decidete voi di cosa si parla. Allora, parto dall'alto, siamo frizzantissimi, fantastico, mi piacete sempre di più. Ciao, buonasera a tutti, buonasera bella gente, ciao Luca, ciao criptofili, eccomi, ciao Luca, grandi, io vedo qua tutti ormai gli habitué, mi fa un piacere pazzesco rivedervi ogni volta. Terza live, sono molto contento di esserci anche oggi e io sono ancora più contento che del fatto che tu sia qua anche oggi, e quindi ben ritrovato per la terza volta. Ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, ciao Luke, ciao, eccoci sul pezzo, fantastico, buonasera, ok. Non spammate caps lock e non spammate link, mi raccomando, perché c'è un bot che è veramente cattivo e appena vede un link ve lo sega subito, anche se è benevolo, perché insomma magari un giorno assumerò un moderatore, ma non mi sembra necessario, dai.
Hai visto BNB quanto ha pompato? Esatto, abbiamo parlato prima. E SNX, magari poi ci andiamo a buttare un occhio. Synthetix è uno dei pilastri della DeFi, quindi insomma non c'è molto da aggiungere sul discorso di che cos'è, della sua utilità, del suo ruolo. Ne avevamo parlato tra l'altro in un video secoli fa ormai, e spero che insomma continuiate a seguire il progetto, perché il discorso degli asset sintetici su blockchain Ethereum è un discorso che è veramente un qualcosa di fondamentale per il mondo della DeFi, per la crescita soprattutto del mondo della DeFi, la possibilità appunto di tokenizzare un qualcosa che ha un valore grazie appunto agli smart contract e agli oracoli soprattutto, che ci aiutano ovviamente al token a capire quanto vale in sostanza. E è veramente importante portare avanti progetti di questo tipo, e per ora Synthetix è il non plus ultra, ok? Ce ne sono alcuni nuovi, c'è ad esempio UMA che mi pare che però riguardi soprattutto le opzioni, che stanno cercando un po' di espandere, anche di fare un po' di concorrenza, però Synthetix ora come ora è veramente il non plus ultra. Buonasera, è sempre un piacere vederti, ma grazie. Beh, congratulazioni a te che holdi BNB, guarda, in questo periodo più che mai, oggi ve l'ho detto, ho incrementato il mio long speculativo aumentandolo oltre quello che di solito faccio per le altcoins, perché di solito non mi espongo più di R come rischio. Stavolta su BNB ho fatto un 2R di rischio, oltre ovviamente ai miei holdings che sono sempre lì. Ciao a tutti, buonasera a tutti, fantastici. Ciao Luke, è partito il trend, il tuo ritardo è sulla banda superiore delle Bollinger Bands. Non ho capito cosa intendi, io in realtà non le uso neanche le Bollinger Bands. Polkadot Daye è ripartito anche lui, non ci ho più neanche dato un'occhiata a Polkadot, non l'ho tanto seguito ultimamente, vediamo. Ma in realtà dampa meno delle altre, diciamo così. Dunque, torno a voi subito. Ciao Luca, ti butto lì due progetti che ho scoperto da poco, ovviamente DeFi, Zapper e PyDAO. Se li conosci puoi dirmi se secondo te sono utili o superflui. Allora, PyDAO ti dico già che non lo conosco. Zapper, se non ricordo male, è quello che è stato integrato anche da Yearn Finance, che permette di fare lo zap in e zap out in una posizione di yield farming in sostanza. Fammi solo verificare che sia effettivamente quello. Zapper DeFi, cerco, lo trovo di sicuro. Zapper Fi, allora vediamo, ve lo giro anche a voi che così lo vedete, perché così magari scopriamo insieme qualcosa. È bello anche questo di queste dirette, che anch'io mi informo insieme a voi. Manager DeFi Assets, dunque qua non dice molto purtroppo. Tutorials, mi importa. Non lo so, non dice molto, forse è quello, lo zap in e lo zap out. Ecco, in quel caso lì ti dico la verità, è un qualcosa forse di superfluo, ma ha anche un suo token, questo non lo sapevo, a dirti il vero, ma sai perché? Perché, cioè il discorso che non mi piace molto, perché se tu fai lo zap in e lo zap out, spendi più gas di solito che a fare tutte le transazioni da solo, ok? Spendi veramente tanto gas per fare uno zap. In ogni caso approfondirò, perché ora come ora non vorrei starci sopra per secoli e magari farvi perdere anche la voglia di seguirmi, ma veramente ci guarderemo, perché potrebbe essere un discorso interessante poi da approfondire in seguito. Allora, PyDAO invece non la conosco, se hai voglia di dirci due parole ti leggo e ci aiuti a conoscerlo tutti quanti. Sono felicissimo di essere entrato in stake su Bella Protocol e adesso su Wing, utilizzando sempre BNB. A tal proposito, visto che è uscito l'argomento, adesso poi dopo guardiamo anche il grafico di BNB, ma per il discorso del launch pool e di Bella Protocol e di Wing, che sta per arrivare, ne avevamo parlato quando ho parlato delle rendite passive su Binance, in realtà indirettamente, perché abbiamo parlato dei flexible savings, dei risparmi flessibili, e mi pare che ne avevamo parlato anche
Nelle scorse live che mi avevate chiesto qualche info, insomma, su questo launch pool di Bella Protocol, come funziona, come viene distribuito, cosa aspettarsi e tutto quanto. Ecco, in sostanza faccio un breve recap per chi non avesse seguito le novità di Binance di quest'ultimo periodo. Binance ha lanciato il suo yield farming, giusto per andare a cavalcare questo fantastico trend che ormai nessuno si può perdere. Ho visto che anche OKX oggi ha fatto il suo simil launch pool e credo che sarà un nuovo trend per gli exchange. Ovviamente Binance ha capitanato arrivando per primo. Come funziona? Allora, funziona che in sostanza si possono mettere in staking, in questi flexible savings si chiamano, alcune coin, e in cambio si riceve un airdrop di queste coin che vengono listate poi anche su Binance. È come se fosse un launchpad inteso come una IO, una vendita iniziale di coin, però anziché, sapete, il metodo della lotteria che dovevate avere tot BNB, avevate quindi ticket e ogni ticket che veniva estratto qualcuno beccava quell'allocazione di capitale in token in cambio dei suoi BNB. Ovviamente in questo caso semplicemente tu metti in staking i tuoi BNB, BUSD o ARPA per Bella Protocol, e in base alla percentuale dei tuoi BNB su tutto il pool di BNB che è presente nei savings, tu riceverai ogni giorno una frazione, ovviamente proporzionale alla tua percentuale del pool totale. Quindi più BNB hai sul totale, più ricevi, e viceversa. Questo ovviamente non si sapeva quanto rendesse in soldoni fin tanto che non era stato listato Bella Protocol. È stato listato oggi e boom, perché è stato listato, ha toccato i 9 dollari se non ricordo male. Adesso sta scendendo un pelo Bitcoin, quindi probabilmente è un pelino sceso, però se lo andiamo a cercare, bel BTC, al momento stiamo sui 6,60 dollari. Vabbè, siamo sempre a una cifra veramente alta. Considerate, per farvi un'idea, che nella private sale, nella vendita privata, era stato venduto a 75 centesimi di dollaro, quindi ha fatto un bellissimo 10 per e oltre. Ovviamente i token venduti in private sale, non temete il mega dump, sono lockati, sono bloccati per, mi pare, un anno, due anni, insomma c'è una timeline di sblocco progressiva. Dopo un anno ne vengono sbloccati tot, dopo un anno e sei mesi ancora un po', insomma mi sembra che sia frazionato in questa maniera. Sicuramente al momento, cioè all'unlock, ci sarà una bella selling pressure, quindi attenzione a quelle date lì, però stiamo parlando veramente del futuro. Tornando ai nostri conti, questo sostanzialmente il listing è il valore di Bell, sapendo quanto vale un token, sapendo quindi quanto viene airdroppato a chi mette in staking le proprie coin, ha permesso di calcolare il famigerato APY, ovvero la rendita annualizzata di ognuno di questi launch pool. Cosa significa? Significa che in sostanza, se io metto i miei BNB in staking nel pool, appunto, BNB dei flexible savings, io riceverò l'80% annualizzato. E voi direte, sti cazzi, cioè non è affatto male, perché se ci pensate, per holdare BNB l'80% annualizzato, BUSD il 33%, ovviamente non c'è il rischio di volatilità di BNB, però di contro abbiamo un minor rendimento. Come calcolato, ve l'ho detto, considerando il prezzo di Bell, quanto ne viene airdroppato in percentuale e tutto quanto, quindi diventa veramente gustoso questo pool. In particolare, se tenete conto che Wing non è ancora stato considerato nel calcolo, e che se voi mettete i vostri BNB, i vostri BUSD, i vostri ARPA solo per Bell, i vostri ONT, Ontology, solo per Wing, perché c'è questa cosa anche, stakeando ARPA si ricevono Bell, stakeando ONT si ricevono Wing, in sostanza quello che succede... Oh no, ancora scarico il mouse, no, mi sono dimenticato ancora di caricarlo. No, quello che vi dicevo è che quello che succede in sostanza è che vi vengono airdroppati entrambi, quindi non uno oppure l'altro, ma entrambi, e questa è una bomba secondo me, perché raddoppierà praticamente questo APY. Questo è veramente un fortissimo driver di domanda per BNB, secondo me, soprattutto se vengono creati dei nuovi launch pool nel prossimo futuro. Sicuramente
impatteranno parecchio. Allora adesso torniamo a noi, sperando che nel frattempo il mouse non si scarichi. Ecco, al limite vi preavviso che staccherò un attimino la camera, quindi non vedrete più la mia faccia perché metterò il mouse via cavo per caricarlo. Tutta colpa mia. Ciao a tutti, ciao Luca. Una youtuber gasatissima ti segue da Parma. Prima live in diretta. Il giorno che hai pulito il grafico dicendo togliamo un po' di rudo, mi sono capottata sotto la sedia e ho giurato adesso mi scrivo apposta a Twitch per seguirlo. Ciao da Chiara di Detto Chiaramente. Sappi che da oggi avrai un nuovo follower. Non so quanti ne hai e se ti farò la differenza, ma sappi che da oggi ci sarò e mi fa piacere che tu ti sia iscritto apposta per dire questo e mi fa spaccare anche il termine cappottata sotto la sedia, che è tutto nostro, grandissima. Domandone, potresti dirmi qualcosa su Buy the Dips? Come faccio a capire se devo comprare perché rimbalza il prezzo o se continuerà a scendere? Allora, te lo dice lei, eccolo, tac, la sfera di cristallo. No, scherzi a parte, quello che si può andare a ipotizzare è questo, andare a osservare la struttura su un time frame più elevato e poi capire da lì se abbiamo una struttura bullish oppure bearish. Cosa significa? Allora, ti dico proprio l'ipotesi più semplice in assoluto. Se abbiamo degli higher highs e higher lows su time frame settimanale, esempio banale, quindi una struttura bullish perché abbiamo un trend che cresce, allora magari sul time frame giornaliero, se vediamo che i lows settimanali non vengono invalidati, quindi non è che si va a creare un lower low che rovinerebbe la struttura, e anche gli high non vengono invalidati, quindi non creiamo un lower high, allora si può dire buy the dip se abbiamo una candela rossa sul giornaliero. Questa è un'ipotesi iper mega super semplificativa. Chiaramente se vogliamo andare a fare un pelino più di approfondimento e di precisione, quello che si può fare è andare a vedere i supporti e le resistenze. Quindi, se in sostanza, se noi rompiamo resistenze e teniamo supporti sull'high time frame, abbiamo una struttura bullish, chiaro? Quindi possiamo andare a fare il buy the dip sui time frame minori. Come andiamo a vedere quindi se il buy the dip può essere fatto oppure no? Qui non stiamo più parlando di higher highs, higher lows, ma stiamo andando un pelino più avanti, più nel dettaglio. Vediamo se sui time frame più bassi si conservano comunque i supporti principali, ok? Perché chiaramente se viene disintegrato da una candelona gigante un supporto molto importante, un cluster di prezzo, un range low, una cosa così, e la candela ci chiude sotto, ecco, magari buy the dip anche no, perché più che un dip rischia di essere un inizio di inversione. Però al contrario, se, ipotesi, abbiamo una struttura settimanale molto bullish con resistenze che cedono, l'ultima resistenza esempio appena ceduto, e sulla candela giornaliera abbiamo un flash dump che va a ritestare proprio quella resistenza dall'alto, quella è una bella ipotesi di buy the dip. Chiaramente, come tutte le ipotesi e i setup che facciamo, dovrà avere il suo punto di invalidazione, ovvero quando è che mi rendo conto di aver sbagliato. In questo caso, ad esempio, se lo stesso supporto che ho utilizzato per fare il buy the dip viene invalidato. Altra ipotesi sugli higher highs, higher lows: qualora dovessimo andare a invertire, a compromettere la struttura high time frame settimanale, nell'esempio precedente, nel caso in cui andiamo a fare un lower low, allora chiudo, mi sono sbagliato, giro pagina e ammetto il mio errore. Questo è un po' il discorso. Bisogna stare attenti in sostanza alla struttura high time frame e alla price action low time frame. Se le due cose sono concordi, si può fare un bel buy the dip. Comunque sto diffondendo il verbo vivace tra la folla. Bravo, diffondi il verbo assolutamente, diffondi il credo. Hai visto Bell? Hai voglia se l'ho visto. Bella Luca, lo spingiamo sto Bitcoin e speriamo. Se potessi spingerlo io, guarda, l'avrei già spinto to the moon. Mi potresti rispiegare come funziona loop ring, in generale layer 2, e perché non vengono usati su larga scala? Sono un po' ignorante sul tema. Allora, in realtà non sono molto tecnico a riguardo, mi ero
promesso di studiarli, ma non l'ho ancora fatto dal livello proprio tecnico. Da un livello più alto ti posso dire che in sostanza i layer 2, come suggerisce il termine, sono degli strati costruiti sulla blockchain Ethereum in questo caso, quindi non si tratta di una nuova blockchain, main chain, diciamo, sulla quale far girare le transazioni dei token, ma si tratta di strati superiori, che sì, sono blockchain anche loro, però intendo che sono degli strati superiori sui quali far girare delle transazioni interne loro e poi, magari solo l'inizio e la fine, farle girare su Ethereum in modo da sgravarlo e da pagare in sostanza meno gas fees. Questo è un po' lo scopo: sgravare la blockchain Ethereum dalle transazioni inutili, tra virgolette, perché inutili poi dipende ovviamente dal termine di selezione che si utilizza, e sgravare Ethereum, rendere minori le gas fees e ottimizzare il tutto, la blockchain stessa. Come si può fare? Allora, l'esempio di Loopring è molto interessante perché utilizza un, si chiama EIP, che è un Ethereum Improvement Proposal, una proposta di miglioramento del protocollo di Ethereum che è stata fatta un po' di tempo fa, che si chiama ZK Rollups. Ora, tecnicamente non so come funziona dal punto di vista proprio pratico, però in sostanza è un modo di impacchettare delle transazioni e appunto renderle meno gravose, cioè fare forse addirittura meno transazioni, utilizzando in realtà neanche un layer 2 in questo caso, ma proprio le ZK Rollups. Quello che succede è che si pagano molte meno gas fees, ad esempio su Loopring puoi fare scambi praticamente a zero fees perché sono veramente trascurabili. Adesso non vorrei aver detto una cavolata, se c'è qualcuno più tecnico mi aiuti magari, se ho detto una cavolata o no sul fatto che le ZK Rollups sono su un'altra blockchain o sono sempre su Ethereum, non lo so bene, però in sostanza appunto è un modo per ottimizzare il costo di gas e la pesantezza delle transazioni su Ethereum. Altri layer 2 interessanti sono ad esempio OhMySGo, che è una rete specificamente cioè progettata, designata per i pagamenti, in quanto utilizza, mi pare, lo sharding, quindi dei frammenti, una frammentazione della blockchain per, anche in questo caso, distribuire meglio le transazioni e poi solo l'inizio e la fine farle su Ethereum. Poi mi pare che ci fosse anche Loom Network, Raiden Network, insomma ce n'è delle altre, sempre che o fanno sharding o fanno qualche implementazione ulteriore come le ZK Rollups o le Optimistic Rollups, sono un altro miglioramento, ottimizzazione in questi termini. Purtroppo non ti so dire altro, quindi devo approfondire un po' anch'io, però sicuramente sono la soluzione attuale alla congestione e alla scalabilità di Ethereum. Ciao Luca, ritorno con il grafico di Swipe. Su CoinMarketCap c'è uno storico più lungo. In realtà non sembra che ci siano molti vantaggi ai possessori di SXP anche in relazione alla Binance Card. Allora, io personalmente credo che il buon CZ metterà dei vantaggi agli holder di BNB adesso, più che agli holder di Swipe, secondo me penserà agli holder di BNB. Non ce l'ho sulla watchlist, ma lo andiamo a vedere immediatamente il grafico, che fa discretamente schifo, oserei dire. Ecco, è una di quelle altcoins che sembrano un po' toppi, come si suol dire. Hai ragione, magari in altre piattaforme il grafico è più longevo, forse su KuCoin c'è qualcosina in più, assolutamente sì, però ti dico la verità, visto che i volumi sono fondamentalmente arrivati a partire dal listing su Binance, i dati precedenti perdono pressoché completamente valore. Torniamo quindi a Binance. Dunque, che succede? Succede che abbiamo un costrutto di top decisamente forte, eccolo, che è puntiforme, ok, classico top puntiforme, poi abbiamo un po' di rimbalzi, tac 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 qua, un primo accenno di domanda al presentarsi del top precedente come supporto, che però chiaramente non riesce a invertire la rotta, ok, vedete subito che non si riesce a riconquistare il precedente low, niente low reclaim, quindi torniamo giù, rompiamo anche questo supporto, rompiamo anche un altro supporto sottostante, lateralizziamo sotto al supporto sottostante diventato ora resistenza e il prossimo target sarà quest'altro supporto qui.
e poi vedremo se lo perderà, arriveremo a questo clusterino intermedio a 8004 e insomma si vedrà un po' il da farsi. Sicuramente non è una coin sulla quale aprirei una posizione long, perché la struttura è abbastanza terrificante, ok? Questa è un po' la mia visione. La struttura è terrificante perché abbiamo questo costrutto di top sulla testa che è veramente difficile andare a superare per riconquistare una struttura rialzista. Quindi i casi sono due: o c'è della domanda folle che ci respinge di nuovo verso l'alto, oppure dobbiamo far passare un bel po' di tempo fin tanto che non riassestiamo il suo valore su un fair price, cancelliamo in sostanza questa bolla, la rendiamo storia, e poi allora magari se ci sarà un nuovo ciclo rialzista potrà diventare interessante. Però sinceramente al momento non la tengo sotto controllo. Poi oddio, magari la prossima settimana che esce la Binance Card di plastica iniziano a dire per chi detiene Swipe abbiamo il 50% di cashback e ti esplode completamente la coin, mai dire mai, però ora come ora, basandomi meramente sul grafico, direi passo, ok? Questo un po'. Cosa ne pensi del coin join? Quanto è importante farlo? È sicuro Wasabi per fare questa operazione? Sei di qualcuno che ha avuto spiacevoli esperienze? Allora, coin join è sicuro, Wasabi anche. L'unico contro di utilizzarlo è che magari qualche exchange non va molto d'accordo con queste cose. In che senso? Nel senso che magari ti flagga come persona potenzialmente a rischio, magari ti chiede altri documenti, ti chiede altre verifiche per farti fare i movimenti, le transazioni. Non lo so, io personalmente tendo a sconsigliarlo, anche perché insomma deve esserci un motivo per volerlo utilizzare, altrimenti secondo me non è assolutamente necessario. Te l'ho detto, l'unico rischio, che forse non è da poco, è il fatto che nel momento in cui vuoi vendere, vuoi fare un trade, vuoi fare un cambio, l'exchange gli arrivano i tuoi bitcoin da Wasabi, lui sa che arrivano da Wasabi, ti flagga e magari ti dice dimmi qualcosa di più su questi fondi perché sono sospetti, e quindi questo un po', non lo so, una cosa che potrebbe non piacere. Ciao, sai dirmi se Ampleforth messo in Geyser con ETC subisce la riduzione delle coin quando è sotto un dollaro? Yes, assolutamente sì, subiscono il rebase anche se sono nel Geyser. Ma l'airdrop di SXP? Non lo so, quello di Binance intendi? Avrà inondato ancora di più il mercato di Swipe da dampare. Stasera fuoco e fiamme. Tra l'altro vedevo che Bitcoin era un po' movimentato, le altcoins bastonata incredibile, Sushi che non conosce bottom, è pazzesco. Tra l'altro Sushi, io ho sto sentore che prima o poi comincia a fare un pump che non lo so, da matti. Quindi io un occhio ce lo tengo sempre, ovviamente adesso non lo longherei mai, non me lo scorderei proprio, cioè non ci penserei nemmeno lontanamente a longarlo, ma non lo so, c'ho questo sentore qui e quindi ci tengo un occhio puntato sopra. Ciao Luca, tutto bene? Ma sì, dai, tutto bene, non me la passo male. Buonasera, solo a me va a scatti? Dunque, se ti va a scatti, nelle impostazioni, sotto qualità del player video, dovresti trovare le varie risoluzioni possibili, quindi magari abbassala un po', prova a ricaricare la pagina, insomma così, prova a fare queste cose da support IT, quindi spegni e riaccendi, stacca e riattacca. Buonasera anche a voi. Swipe si può avere su Binance solo se si detengono BNB nello spot trading? Non me ne dà più. In che senso? Non lo so. Secondo te perché SEND continua a scendere nonostante le pre-sale in questi giorni? Ma perché in sostanza le altcoins stanno veramente veramente affondando, stanno andando maluccio. Ciao Luca, dopo l'analisi di Swipe puoi dirci qualcosa di più riguardo alla tua volontà di buttarti full nel mondo cripto? Non ancora, ma stay tuned, perché arriverà presto qualche novità interessante, insomma non voglio spoilerare ancora niente prima del momento dovuto, quindi state buoni. Curiosoni, hai seguito il lancio di Bell? Altro che, io holdando BNB ho anche partecipato più che contento al lancio di Bell, e tra l'altro ce li ho ancora belli in staking, perché tra l'altro stakeando i BNB,
cioè, tenendoli nei flexible savings, non ti togli i privilegi dell'holding di BNB, quindi gli sconti sulle fees, il referral link nel mio caso che vi dà il 20% di sconto sulle fees per sempre di Binance, tutte queste cose qua che non sono affatto male. Ciao Luca, cosa ne pensi dei domini .crypto? Allora, i domini .crypto cosa sono? Quelli che ti permettono di avere donazioni, sono quelli registrati su blockchain, no? No, non sono gli ENS, no, non lo so, non conosco bene sta cosa, perché mi ricordo che ci sono i domini, quelli punto ENS, gli Ethereum Name Service in sostanza, che ti permette di ricevere le donazioni, ricevere fondi, ok? Che anziché uno deve incollare il tuo address Ethereum, basta che incolli il tuo dominio di quel tipo lì, tipo che ne so, thecryptogateway.ens o .eth addirittura, lo incolli nell'address e mi invii i fondi così. Io non ce l'ho, quindi non fatelo e diffidate delle imitazioni. Ciao Luca, buonasera a tutti, ti sto guardando dalla farmacia dove lavoro. Grande, mi fa piacere, ma dove? Tipo sullo smartphone lì? In piccolo mentre fai finta di non farti vedere, ho messo un mega schermo così anche tutti quelli che entrano dicono chi è quel pirla là che stai guardando. Benissimo, ti è arrivata alla fine la carta MCO? Mi è arrivata e ti dirò di più, l'ho usata alla grande durante la vacanza e ti dico anche qualche impressione a caldo, poi magari ci farò un video più approfondito. Ogni tanto mi guardo eccolo, l'ho trovato, forse ho trovato il modo di caricare il mouse mentre, no però no, vabbè niente, non badate a queste mie divagazioni ogni tanto, è che ho il terrore che mi si scarichi il mouse. Vi dicevo, le impressioni a caldo sono buone, però secondo me per ora, perché è a zero fees per adesso, quindi quella era la cosa che mi è piaciuta di più. Zero fees nel senso che convertire Bitcoin in euro per fare il top up della carta, benissimo, zero fees, però se non ho capito male è una cosa, una promo temporanea, non dovrebbe durare a oltranza. I contro, allora c'è stato un bel po' di slippage nel cambiare Bitcoin in stable coins, perché in sostanza io volevo avere una certa somma stabile lì pronta per caricarla sulla carta on demand, perché una volta che tu carichi la carta non puoi poi fare l'operazione inversa, e questo insomma non mi piaceva molto, perché poi tenere lì su una prepagata dei fondi che non uso, non so più neanche di avere tra un po', non mi piace. Allora ho detto boh, cambio in stable coin come se li avessi venduti, tengo lì e poi su necessità li carico sull'MCO. C'era un 1% secondo me di slippage nella conversione Bitcoin USDC, ok? Anche se era zero fees ho notato questo slippage, non so se è uno spread o uno slippage o una fee nascosta, però sappiate che c'è stato questo. Cashback bellissimo in CRO, e che altro si può dire? Basta, niente, ve l'ho detto, non so se durerà per sempre o è una cosa temporanea il fatto di avere gli scambi a zero fees. Andiamo avanti. Ciao Luca, che ne pensi di Augur? Ma sai che non conosco bene la piattaforma, se non sbaglio è una di quelle cose predittive, quei network predittivi. Che farà stanotte Wing che non ha un prezzo pre-sale? Non si può sapere, non veramente c'è una FOMO pazzesca su questi token, quindi sicuramente farà un bel botto e sarà interessante poi vedere l'APY domani, come cambierà l'APY. A proposito di BNB, sembra che molti stiano facendo hedging con i future, tanto è vero che stavolta abbiamo le funding fee negative. Esatto, perché alla fine un'altra cosa fattibile è proprio quella, è curva come cosa, se tu vuoi i vantaggi dell'holdare BNB o magari appunto un'altra cosa furba è quella, mettere 500 BNB mettiamo nel launch pool per fare il tuo APY, dall'altra parte shorti 500 BNB, sei neutrale e ricevi comunque le commissioni sullo staking, ok? Quindi questa è una bomba come cosa, è fattibilissima, è una sorta di piccolo arbitraggio se lo vogliamo chiamare così. Grazie per la segnalazione, ottima osservazione. Dump in diretta, speriamo di no, dai. Ciao Luca, ti capita mai di inserire un ordine limite che durante una correzione ti viene fillato e non fai in tempo a mettere lo stop loss, che il prezzo ha raggiunto il livello al quale lo avresti messo senza che hai modo di metterlo? Bisogna evitare che si faccia. Il discorso è questo, utilizzare piattaforme che ti lasciano mettere lo stop loss ancora prima di fillare l'ordine d'ingresso. Questo solitamente le principali piattaforme
piattaforme di futures te lo fanno fare. Binance Futures, Bybit, BitMEX, Primex BT, quali altre, insomma, tutte queste te lo fanno fare. Deribit, te lo fanno FTX, mi vengono in mente un po' alla volta, te lo fanno fare tutte quante. Se nelle operazioni speculative è veramente fondamentale mettere lo stop, magari anche il take profit già ancora prima, così non devi star sempre lì col mobile in mano a mettere ordini ogni due secondi. Vedo spuntare piattaforme di cripto arbitraggio. Sì, via, vade retro Satana, non toccatele neanche con i soldi di un altro, perché il discorso, quando io vedo arbitraggio, guadagni automatizzati, guadagni sicuri, bollino rosso subito, mi raccomando, non fatevi ingabolare. Sondaggio su Yearn Finance, secondo voi reggerà questo prezzo? Vediamo, dai, mi hai dato un'idea, facciamo questo sondaggiozzo. Allora, eccoci qui. Allora, sondaggio, nuovo sondaggio. Yearn Finance, tra l'altro, anche lì è veramente interessante, perché sembra in bolla, il prezzo effettivamente è in salita alla grande. Gestisci sondaggio, eccolo, nuovo. Yearn Finance reggerà, anzi facciamo così, target di prezzo 0,10k. Sapete che adesso vale veramente un sacco, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 più. Vai, ditemi la vostra su Yearn Finance, che al momento quant'è che vale? Allora, Yearn Finance USDT, lo seguo in Bitcoin, che ce l'ho qua sotto, che è 3,6, il che significa, non riesco a fare il conto sufficiente, 39.375, quindi in sostanza ditemi come lo vedete. Adesso sicuramente tutti 40 più, perché è vicino, è stato lì in quel prezzo praticamente sempre, vabbè. Poco male, torniamo a noi. Ho messo male le risposte del sondaggio. Torniamo a noi. Non ti nego che ho fatto all-in su BNB, sia per queste occasioni di staking, sia perché ritengo possa salire nel tempo, visto che è il miglior exchange sulla piazza. Sono d'accordo sul fatto che, diciamo, ci sono parecchi driver di domanda per BNB, non so più da dove iniziare, ormai BNB è veramente pazzesco. Grande Claudio, ciao, un saluto anche a te, benvenuto, avevo visto entrare, grandissimo. Stavo dicendo, BNB, sì, fantastico, tutto bello, però porco cane all-in, occhio, perché è comunque un altcoin, a me spaventa sempre l'essere troppo esposto sulle altcoins. Mi interessa sapere se i token legati ai dati GPS hanno una qualche utilità, che ne pensi? Io conosco XY, no, non ne conosco neanche uno, non sapevo neanche che esistevano, sai? Complimenti per tutti i tuoi contenuti, ogni video mi insegna qualcosa di utile, mi fa veramente piacere, grazie. Buonasera Ciurma, Capitano Luca Burrano, buonasera, speriamo che non faccia un altro bel dampone. Vedo che usi molto poco gli strumenti basati su Fibonacci, che pareri hai a riguardo? Ma guarda, Fibonacci io lo metto veramente in secondo piano rispetto ai supporti e alle resistenze che il grafico ci mostra, quindi se il grafico già parla chiaro non vado ad aggiungere Fibonacci. Se invece abbiamo, che ne so, un intervallo vuoto senza livelli di prezzo interessanti, allora magari, insomma, Fibonacci è il più meglio che ci possa capitare, e questo è un po' il discorso. Dunque, ciao Luca, ho due domande. Bella domanda su Fibonacci, mi associo. Sì, è un po' questo il discorso, cioè Fibonacci alla fine ti va a dividere un intervallo in certi livelli che sono più o meno mistici. Ve l'ho detto, non ci do tutto sto significato, a dire la verità. T'aiuta soprattutto se confluisce con supporti o resistenze importanti, ma da solo non è, cioè lo metto dopo, lo metto avanti. Ok. Andiamo avanti. Ciao Luca, due domande. È possibile fare spread trading con le altcoin andando short e long in stile Forex, visto la loro correlazione, guadagnando dal loro differenziale? Ma tu dici spot long e short sul future? Per la costruzione di un portafoglio di lungo termine, è meglio entrare con il capitale in 1-2 anni o spalmarlo su più anni in stile piano di accumulo? Allora, guarda, già entrare in 1-2 anni è già un piccolo piano di accumulo. A dir la verità, cioè, dipende dal tuo orizzonte temporale. Se il tuo orizzonte temporale è veramente lungo,
si può anche allungare il tempo di ingresso. Se il tuo orizzonte temporale è 5 anni, allora 1-2 anni come ingresso è sufficiente. L'importante è sempre non sovraesporsi, poi eventualmente si può ribilanciare mese dopo mese il proprio portafoglio mettendo di più o di meno in cripto piuttosto che sugli altri asset. Andiamo avanti. Confermo, oltretutto Luca, chi holda 500 BNB avrà il 5% di cashback su Binance Card. Fantastico, fantastico. Ciao a tutti, oggi ho provato ad acquistare una land su The Sandbox, ma qua, tra l'altro, ecco, chi holda i BNB, ma questa notizia da dove è uscita fuori? Dov'è? Ma su Swipe l'hai letto? E non ti fa mandare i link qua, però adesso sono curioso di vederlo. Una tua opinione su Tezos? Ma guarda, Tezos è interessante, ma non l'ho mai seguita più di tanto, se non speculativamente, a dire la verità. E tra l'altro adesso è un po' in pericolo, perché sta per rompere un range low veramente importante, no? Non benissimo Tezos come le altre altcoins. Ciao a tutti, finalmente sono a casa per la live. Che ne dici di Bell per il breve? Poi come si potrebbe rapportare secondo te l'attuale valore di circa 6 dollari con il valore di BNB? Allora, in verità è difficile dirlo adesso, perché... che dire, è appena sbarcato sul mercato, quindi non abbiamo uno storico sufficiente, non abbiamo nulla di particolarmente indicante il suo valore o il suo prezzo, quindi aspetterei, non lo toccherei personalmente. Quello che sto facendo io è praticamente dumparli in continuazione, ve lo dico sottovoce, perché è un po' così, non li holderei. Una coin appena sbarcata sul mercato con un prezzo in piena hype, non mi sento di holdarlo. Dunque, dove eravamo arrivati? Eccoci qua. Ciao Luca, cosa ne pensi di Band? Band interessante, bella coin, bel progetto e tutto quanto, ma anche lei è figlia della bolla, quindi al momento non benissimo. Guardate un po', eccolo qua. Sta invertendo la struttura. Ha fatto un low, un double top, ha rotto, ha retestato e via che va giù. Molte altcoins stanno facendo questo fenomeno. Guardate ad esempio, qual era l'altra che stavo guardando prima, dov'è, ce n'erano veramente un sacco che stavano facendo cose di questo tipo. Ren, che seguivo, vedete, double top quasi, rottura di un supporto, retest e via. Quindi il primo lower high, e addirittura anche un lower low sul breve. Abbiamo una struttura ribassista. Poi cosa avevo anche visto? Atom, mi pare. No, Atom in realtà no. Cardano è abbastanza imbarazzante. Non mi ricordo, ne avevo guardato un'altra che ho detto, toh, guarda anche questa che sta facendo sto numero, per Cava forse, eccola, sì, Cava che aveva questa zona di supporto importante, ci ha gravitato un po' sopra, l'ha rotta e retestata e via che abbiamo il lower high servito, primo passo per l'inversione di struttura, male per le altcoins. È la prima live che seguo su Twitch, ti seguo su YouTube, veramente complimenti, grazie, ti ringrazio un sacco. Per Swipe è possibile ottenere SXP o tramite BNB, distribuito ieri la quarta wave, oppure detenendo SXP nello spot wallet, si fa staking, ok? In più funding fee sui future sono positive, quindi puoi andare short e coprire in parte la tua posizione, interessante. Le info non sono facili da reperire, zero fee quasi su tutto e cashback a seconda di quanti BNB hai, esempio un BNB 1%, poi ci sono sostanzialmente dei livelli di BNB detenuti, delle soglie, dei tier, e più BNB si hanno e più cashback c'è. Wow, fantastico, benissimo, motivo in più per holdare BNB. Resistenza 11k bocciata oggi, speravo di scavalcarla. Il primo approccio è stato quello, ahimè, che Bitcoin insomma doveva cozzarci contro, ma per il momento non ancora.
Ragazzi, è uscito Token Set V2, novità per il tuo Token Set? L'angolo Forex è un po' che non c'è. È vero, l'angolo Forex è un po' che non lo aggiorno perché sono diventato matto su Token Set. Sono stato via e poi sto facendo cose che appunto vi dirò tra poco. Quindi per un attimo ho messo in pausa il mio apprendimento del Forex, ma non è ovviamente morto perché ritornerà, ci tengo moltissimo. Ragazzi, adesso vi girerei un attimo. Ah, il BAT come lo reputi? Grande Claudio, il BAT come lo reputi? Morente oppure ok? Ma in realtà, guarda, ti dico la verità, è un token che al quale non ho mai visto un'utilità particolare, perché non ha nessuna funzione se non fare le veci di una moneta nell'ecosistema di Brave, però potevano tranquillamente utilizzare Bitcoin o qualcos'altro. Passando al discorso, quindi non lo holderei, detto quello, non ci investirei a lungo termine. Guardando invece banalmente il grafico per un'ottica speculativa, si sta muovendo dentro a questo range con range high 3202 e range low la zona 1007. Poi abbiamo due livelli intermedi che sono questi, ma al momento la struttura interna al range è ribassista, lower highs, lower lows, quindi non ci siamo granché, e mi aspetto comunque un approccio anche al minimo. In ogni caso, speculativamente, fino a rottura di questo picco e chiusura comunque di candele oltre al range high, quindi una ipotesi così e poi chiude qua, per dire, quindi un breakout effettivo, non lo toccherei perché c'è veramente di meglio. Allora, adesso io volevo passare all'analisi dei grafici, così diamo un occhio al mercato, che è la cosa che ci gusta di più, ma prima vi volevo far vedere una cosa carina, che è un exchange che utilizzo, che ho iniziato a utilizzare appunto per il Forex, ma è carino anche per il trading intraday, perché ha delle fees veramente basse, arrivano allo 0,01% e addirittura non ci sono i funding, non c'è nulla di che, nonostante abbia dei contratti perpetual, e soprattutto permette di utilizzare, di fare trading sul Forex, sull'azionario, sugli indici, su alcune materie prime, con collaterale Bitcoin, che è il motivo che mi ha avvicinato a questo exchange, ha creato un nuovo modulo carino, interessante, quindi ve lo butto lì, poi se vi interessa magari faremo un video di approfondimento, ditemi voi. L'exchange è PrimeXBT, ne abbiamo già parlato in più occasioni e lo utilizzo senza prove, questo è un account di prova ovviamente a titolo di dimostrativo, e il modulo in questione è il modulo Covesting, che mi ricorda qualcosa. Covesting secondo me è un'altra piattaforma che è stata assorbita da PrimeXBT. Quello che fa è una sorta di copy trading, che è una cosa carina, l'ho scoperta, cioè mi ci ha fatto pensare perché stavo pensando al discorso di Token Sets, ci stavo diventando matto, e allora cercando un po' anche il discorso copy trading, poi ho scoperto che proprio PrimeXBT l'ha iniziato a implementare nel suo exchange. Come funziona? Ma banalmente qualunque utente può creare una sua strategia, diciamo, e farsi seguire dagli altri. È tutto qua in realtà. Come funziona? Funziona che appunto uno crea la strategia, posso crearla anch'io volendo, gli do un nome, la descrivo e metto un ammontare iniziale che io devo metterci in quanto fondatore come capitale iniziale, e il minimo deve essere 0,01 Bitcoin per permettermi di creare la strategia stessa. Dopodiché viene pubblicata, io faccio i miei trade e poi viene monitorata nel tempo la performance. Chiunque voglia può seguirne qualcuna, ok? Semplicemente cliccandoci sopra si vede la performance della strategia, quindi i drawdown giorno per giorno, i trade fatti eccetera eccetera, e si può partecipare, ok? Io ovviamente in questo account, è un account vergine, completamente vuoto, non ho niente, c'è un minimo che è 0,001. Si mette quanto ci si vuole utilizzare come partecipazione e si fa follow. In questo modo è come se copiassimo le operazioni di questa strategia che stiamo seguendo. Come funziona la distribuzione dei profitti? Allora, in base a quanto ci mettiamo, noi avremo una performance fee da pagare, in sostanza la più bassa, se mettiamo da 0,001 a 0,3, pagheremo il 40% di performance fee, quindi sui profitti noi terremo il 60%, quindi se esempio fa il più 100% noi terremo il più 60% e una parte poi la daremo a PrimeXBT e al manager, che è ovviamente colui che crea la strategia stessa, quindi c'è questa duplice fee.
Che dire, una cosa che mi è piaciuta particolarmente è questo sistema di rating, che è una sorta di check qualità, chiamiamolo, ovvero ogni stellina viene riempita di azzurro se vengono soddisfatte delle condizioni. Guardate, ad esempio, la prima stellina, se il manager, ovvero il creatore della strategia, ci mette almeno 0,5 bitcoin, quindi vuol dire che si fida in qualche modo della sua strategia. Se negli ultimi 60 giorni il numero di trading days è maggiore o uguale a 30, quindi se è attiva questa strategia, se è, insomma, ci sono molte posizioni aperte e chiuse, che vuol dire ovviamente poi su un'analisi del risultato, essendoci un numero maggiore di campioni, una maggiore regolarità, minor rischio overfitting, diciamo. Nei passati 30 giorni il livello del margine non è sceso sotto il 60%, che anche questo significa che non c'è un rischio che ha utilizzato leve elevate e cose di questo tipo, quindi inficiando un po' i risultati. Per gli ultimi 30 giorni il ratio dei profitti delle posizioni chiuse rispetto a quelle non profittevoli è stato almeno del 70%, la win rate in sostanza, almeno del 70%. E l'ultima stellina, negli ultimi 30 giorni il turnover è stato almeno di 50 bitcoin, il volume movimentato dalla strategia, che vuol dire anche qui attività. Che dire, interessante, poi si può vedere da quanti giorni è attiva, quante persone la seguono, un po' di performance, qual è l'equity totale. Per un attimo ci ho fin pensato, ho detto, beh, potrei buttarmi qui, però sono innamorato della DeFi, del concetto di DeFi, quindi credo che aspetterò token sets. I pro ulteriori di volendo di farlo su una piattaforma come PrimeXPT è la possibilità di includere, oltre ai trade sulle cripto, sulle varie cripto, anche includere i trade sullo Standard & Poor's 500, su insomma tutto quello che PrimeXPT offre, che come potete vedere, adesso non so se qua c'è l'elenco dei mercati, non ricordo bene, però la piattaforma offre veramente un sacco di mercati, materie prime, forex, indici azionari e tutte le principali cripto, quindi fare un copy trading massivo per gli speculatori folli. Questo è un po' il concetto di questo modulo covesting, si chiama, e poi vabbè, si può vedere in dollari o in bitcoin l'equity, si può filtrare in base al profitto totale piuttosto che il profitto di oggi, giorni attivi, e ce n'è veramente tante, eh? Alcune me devo dire molto profittevoli, molto belle, che viene proprio voglia di seguirle, eh? Però ce n'è alcune anche parecchio profittevoli, poi probabilmente il meglio sta nel mezzo, eh? Si può addirittura mettere in ordine per rating, per vedere magari quelle con le stelline più alte. Io, questa è carina, 115 giorni, 23% di profitto, oggi è un po' in drawdown, però tutto sommato le 4 stelle su 5 non è male, non ce n'è neanche una che ne ha 5 su 5, ma vabbè, niente, questo era giusto per darvi questa piccola chicca che ho scoperto oggi. Se vi dovesse interessare, fatemi un ping che ci dedichiamo un video più approfondito, anche se volete creare la vostra, farvi seguire, potrebbe essere una cosa carina. Adesso invece torniamo al discorso grafici. Allora, i grafici, partendo da Bitcoin, mostrano debolezza delle altcoins e Bitcoin è in un punto chiave, cruciale. Punto cruciale perché? Perché, come vedete, abbiamo qua un livello di resistenza che è fondamentale, il cui approccio è fondamentale per capire se abbiamo la possibilità di reclaim bullish piuttosto che un'altra respinta e quindi un andamento bearish. Mi sono dimenticato una cosa, perdonatemi, non posso non shillarvi il mio referral link di PrimeXBT, abbiate pazienza, mi stavo dimenticando, non so cosa mi stia passando per la testa, ma sapete, i miei contenuti sono tutti gratuiti e tutto quanto, quindi se volete in qualche modo contribuire alla crescita della community e al mio lavoro, retribuendo un po' il mio lavoro per voi a costo zero, tra l'altro, se vi interessa chiaramente utilizzare PrimeXBT, altrimenti ovviamente non ve ne frega meno di zero, utilizzate magari il mio referral link, che ogni tanto vi viene shillato qua nella chat, e per chi ci seguirà su YouTube ve lo lascio in descrizione, lo trovate lì, e tra l'altro forse c'è anche un piccolo sconto sulle fees, non ricordo se è ancora attivo, vabbè, niente, comunque vi lascio lì il mio referral link, se
vi va di utilizzarlo, mi fate un grossissimo favore. Bene, continuiamo, scusate la parentesi shilling. Vi dicevo, questo livello di resistenza è fondamentale perché gli scenari sono due: reclaim, quindi chiusura convinta qua sopra, e poi eventuale retest, e quindi questo è long, molto bello, sarebbe veramente uno scenario long pulitissimo. Altrimenti lo scenario numero B è questo, quello di approccio, come può essere questo, ma in realtà non lo considererei forse ancora un approccio, potrebbe ancora aver qualcosa da dire Bitcoin, e una palese respinta. Che cosa significa? Significano due cose. Allora, il primo, degli engulfing bearish, quindi che mangiano completamente la candela verde con una rossa, e la conferma sarebbe il rientro in questo intervallo qua, che era il piccolo range che si è formato qua sotto a mezz'aria. Quindi questo è lo scenario attuale su Bitcoin, non c'è molto da aggiungere. Quello che si può dire, per andare un po' più nel dettaglio, è che questa zona dove ci trovavamo, se vi ricordate, ne avevamo parlato negli scorsi live, è la zona intraday. Perché? Perché aprire un long in questa zona qua, io trovo che non abbia molto senso al di fuori di uno scenario, lo scenario appunto intraday, ovvero il long su questa situazione fin qua, ok? Quindi da qua a qua. Sì, ciao. Da qua a qua, da supporto a resistenza. Non oltre, perché? Perché semplicemente, insomma, c'è una resistenza talmente forte che voler aprire un long trend follower con una resistenza così forte sulla testa, che, di cui dobbiamo ancora vedere l'esito, è un po' prematuro a mio parere. Quindi trade intraday ok, che adesso tra l'altro si è già dipanato, si è già pressoché concluso, basta. Cioè, su un retest qui non credo che aprirei un altro trade intraday, a dire la verità. Ovviamente, com'era il discorso del trade intraday, nel momento del breakout c'era da scendere di time frame, vedere i costrutti sull'orario, sulle 4 ore, appunto sull'intraday, ed entrare long lì con target questa zona. Però appunto non mi compete più di tanto, non l'ho neanche seguito troppo e basta. Poi il secondo scenario era sempre intraday e andava da qua a qua, quindi dal breakdown al supporto 9500, che è l'altro livello chiave, perché lo scenario bearish più brutto si dipana proprio dai 9500 in giù. Quindi se dovessimo andarci a mangiare questo supporto, questa zona qua 9500, allora non benissimo, perché rientriamo in un vecchio range, ok? Quindi sostanzialmente andiamo a fare un costrutto simile a quello di molte altcoins, ok? Che andiamo a fare dei lower highs, questo diventerebbe un lower high, molto male. E quindi dobbiamo vedere un po' che succede, ok? Per adesso è presto poi immaginarsi altri scenari futuri, ma in sostanza se questo va a diventare un lower high, che già il rientro qua potrebbe essere un primo segnale, in particolare se vediamo dei costrutti tipo questi fake out, quindi la rottura, questo tac tac, e poi un candelone rosso che fa così, non benissimo anche in questo caso. Quindi occhi puntati su questi scenari, non long alla cieca perché è così, perché è cos'ha, dato che siamo sotto una resistenza fortissima. Sì, abbiamo rotto un range, ma la significatività di questo breakout è nettamente minore alla significatività di questa resistenza. Io direi che questo è tutto su Bitcoin, perché non c'è veramente nient'altro da dire. Insomma, abbiamo aggiornato un po' il movimento in questione e basta. Poi, che altro abbiamo aperto? Allora, io ho aperto Atom, che prima vi dicevo, ma non sta andando granché bene. Io non ho modificato in alcun modo la posizione, ho lo stop loss qua sotto. Questo era il mio entry, che oggi sta generando un pelino di domanda, ma lo lascio lì. Di sicuro, se non l'avessi già aperta, non la riaprirei, vi dico la verità. Io ho questo brutto vizio di dire: se non l'avessi già aperta, non l'aprirei, ma poi non la chiudo. Qualcuno mi fa l'osservazione dicendo: ma allora perché non la chiudi se non la vorresti riaprire? Non lo so, è una mia patturnia, forse dovrei mettermi a fare un esame di coscienza. Poi abbiamo BNB, eccolo. Allora, ve l'ho shillato un po' prima e adesso vi dico anche perché ho incrementato la posizione. Allora, il primo punto è il seguente: il fatto che abbiamo rotto questo range settimanale qua, abbiamo rotto con convinzione, oserei dire, e adesso stiamo stornando. Questo è un buy the dip per me, ok? Poi magari mi sbaglio e domani dampa così, però per me è un buy the dip con zona di invalidazione
l'assorbimento all'interno del range. Quindi andiamo a vedere sul daily, potrebbe essere ad esempio una violazione di questo clusterino. Si potrebbe mettere qua lo stop loss, ok? 22.300 satoshi circa, giù di lì. Poi in realtà è 223.000, manco un decimale penso, 2467, sì. Comunque insomma ci siamo capiti, adesso c'è il launch pool, c'è un sacco di incentivi per lo staking, c'è il discorso della Binance Card a sto punto, se avremo più cashback, sicuramente sono tutti driver di domanda per BNB. Voi direte sì, è vero, driver di domanda e poi la gente lo shorta come hedge, è vero, potrebbe succedere anche quello, però credo che fondamentalmente il sia soltanto un hedge per l'appunto, e se c'è così tanto short in hedge c'è il rischio di short squeeze, quindi di fare dei nuovi massimi in maniera abbastanza repentina. Tra l'altro guardate gli ultimi volumi, parlano un po' da sé in corrispondenza col breakout, quindi per me ecco, io ho incrementato la posizione qui dentro proprio perché lo vedo come un bullish retest. Basta, tutto qua. Poi, cos'altro abbiamo? Abbiamo Ether Bitcoin, che insomma non lo so, non mi piace granché questa specie di qualcuno urla teste e spalle. In realtà sì, potrebbe esserlo, però prima deve essere violato significa perdere quest'area, quindi occhio agli 0,0318 che è un'area abbastanza fondamentale, l'ultimo supporto per Ethereum, oltre al quale io esco dalla posizione, ve lo dico, perché si è creato questa zona che appunto è un top. Se viene rotta a ribasso è davvero una sorta di testa e spalle, quindi un top effettivo. Non deve essere così. Se fosse così stoppo la posizione, altrimenti la tengo sempre trend follower, e soprattutto se dovessimo andare a bucare i massimi ce n'è di strada da fare per Ethereum. Quindi se uno è flat non aprirei posizioni, magari si può aspettare addirittura lo short, ve l'ho detto, in caso di perdita di quest'area qua 0,0318. Per il long aspetterei la ripresa di quest'area qui, questa zona, ok, che va dai 0,0365 a 0,0385, che è un pool di liquidità che se preso, quindi se rompiamo, vedete sul settimanale abbiamo questo range, il test e spalle diventa un range con un liquidity hunt qua sopra, uno sweep, chiamiamolo come vogliamo. Se ce lo prendiamo, quindi se chiudiamo qua sopra, bene, nel senso che potrebbe essere un primo indicatore di setup long, occhi aperti setup long. In teoria dovremmo andarci a riprendere anche la liquidità qui sopra, quindi l'ideale sarebbe superare qui, ritestare questa zona e poi continuazione. Questo è il long più o meno ideale, con stop loss sotto al range precedente o dentro se si vuole farlo più aggressivo. Però per il momento un long è assolutamente prematuro, perché lo scenario è di lateralità con predominanza della domanda, dell'offerta, scusate, che si vede poi da questa traccia. Basta, questo è quanto. Il resto che faccia go, di altcoins che facciano gola, non ne vedo nemmeno mezza in questo periodo. Non so voi, ma boh. Non lo so, vai, avanti ancora con le domande. Ditemi un po' cosa volete vedere, se volete vedere qualcosa. Unicredit sta bloccando i bonifici agli exchange. Blocco su Binance e Coinbase. Mi è capitato ieri e oggi. È successo ad altri? Allora, in realtà consentiamo, perché il bot moderatore l'aveva fermato. Luca, ci sono alcune recensioni non proprio positive su Prime XBT. Non pensi sia rischioso utilizzarlo? Ma non lo so, non... Io in realtà mi trovo abbastanza bene, come mai? Ma c'è qualcuno che ha avuto problemi con i depositi, con i prelievi? Boh, non lo so, in realtà... Mi sono sempre trovato, io lo uso da un po' di mesi in realtà, non muovo cifre astronomiche, però mi trovo bene, non so, mi sembra ok per quanto ne ho avuto, ma non mi ha mai liquidato posizioni, ma ha sempre fatto prelevare quello che volevo prelevare, ma sempre, cioè non ci sono scam UX, le fee sono giù, non lo so, io dico la mia esperienza.
Un piano di investimento a medio termine, che sia basso medio rischio con una buona resa, che consigli? Ma guarda, ovviamente, cioè, l'idea che ci deve essere dietro, secondo me, è di creare un portafoglio un pelino diversificato, ovviamente non solo in cripto, con delle percentuali, ok? Quindi, che ne so, voglio il 50% in stocks, il 30% in cripto e il 20% in cash, deve essere così. Se una cripto poi dovesse pompare, salire di valore, allora quel surplus del 30% lo si va a spostare altrove. Quindi questo è un po' il piano, per me è un po' questo. Poi quali coin qua è? Lì dipende, nel senso Bitcoin ovviamente per quanto mi riguarda deve avere un po' la priorità, perché è quello un po' più regolare, un po' più stabile, un po' meno volatile. Una puntina di altcoins ci può stare, ma io sinceramente Bitcoin, Ethereum e basta per quel che mi riguarda. Butta un occhio sull'ultimo video, che è un po' datato, però non è cambiato praticamente niente da allora, che avevo condiviso come era strutturato il mio portafoglio investimenti nel cripto e non. Quindi se ti va, buttaci un occhio, così ti fai un'idea magari più completa. Domani la Fed annuncia qualcosa per pompare il dollaro, strano, ma è un problema di Unicredit, non hanno bloccato gli exchange, ok, boh, meno male, mi fa piacere, perché a vedere che le banche bloccano i movimenti verso gli exchange mi fa abbastanza. Cosa ne pensi dei vari Bitcoin su Ethereum, come ad esempio WBTC? C'è il rischio che queste coin vadano contro il limite del 21 milioni aumentando l'inflazione? Assolutamente no, del discorso dei 21 milioni, perché comunque tu vincoli un BTC per creare un WBTC, quindi non li duplichi in qualche strano modo. Che dire, secondo me al momento che la DeFi è su Ethereum, per ovvi motivi WBTC sta spopolando, tutti i tokenizzati su Ethereum di Bitcoin stanno spopolando, perché in questo modo si integrano. Bitcoin è sicuro, è bello, ha mille vantaggi, ma non è smart come i token ERC20. Va bene, è un bene o un male, liberi di pensare come si vuole, ma è un po' questo. Il bull market secondo te è finito o non è ancora iniziato? Bella domanda. No, secondo me non è né iniziato né finito, cioè in che senso? Cioè, siamo, il bias è bullish ancora su Bitcoin, perché se tu ci guardi il macro è positivo, perché vedi, questo è, per quello che mi riguarda, è un bull market, siamo passati da 3.000 a 12.000 e io lo chiamerei così. Certo, se tu intendi altri massimi, all time highs, non è ancora iniziato, però non è detto che inizi, va bene? Adesso va guardato un po' alla volta, il primo livello, rimanendo coi piedi per terra, è da vedere, sono gli 11.000, se recuperiamo gli 11.000 abbiamo una spintarella in più per andare a giocare di nuovo con i massimi locali e vedere un po' che succede da lì. È inutile proiettarsi troppo in avanti. Ciao Luca, primo live, spara un po' di shitcoin. Grande liquidator, ma non c'eri mai stato, non mi sembrava di averti già visto. Cosa ne pensi del modello stock to flow? Non mi piace, ci avevo fatto un video, non mi convince, buttaci un occhio su quel video che magari ti fai un'idea più chiara di quello che penso, se no dovrei iper riassumerlo e non direi tutto. Ciao Luca, cosa pensi di CRV? È il token di Curve, è un token interessante, è il governance token di Curve, che è una piattaforma che è un altro pilastro della DeFi. Al momento è un po' forse in parte creato per essere dumpato, perché lo puoi farmare in diversi modi. Yearn Finance tra l'altro lo vende in automatico per in alcuni vault per andare a incrementare la posizione. Quindi non lo so, ti dico la verità, io i token DeFi non credo che li holderei, li terrei soltanto per posizioni speculative, in particolare quelli farmabili che hanno una selling pressure sulla testa che mi spaventa un pochino. Binance è stato citato in giudizio per aver presumibilmente facilitato il riciclaggio di 9 milioni di dollari? Me la son persa sta news, non lo sapevo proprio. Vediamo cos'altro c'è, vediamo. Potresti guardare CRO, ma sì, buttiamo un occhio su CRO BTC, che ha buttato fuori, giusto per fare ancora un po' di FOMO, il DeFi Swap, l'ha chiamato, che è un altro modo per pompare CRO. Dunque, sta approcciando i massimi, vediamo un po' come, ok? Dipende tutto dall'approccio con i massimi. Queste sono le due possibilità. Al momento ovviamente non è il momento di longare, perché siamo appena sotto i massimi storici. Questo è CRO. Poi...
Mi è arrivata la notifica della live che ero bloccato nel traffico, ricominciamo da capo, ma sì, un'altra ora e mezza di live, così vi sparate. Ma il sondaggio, allora, è vero, il sondaggio era finito così. Allora, il target per voi di Yearn Finance 0,10k e 40 più, boh, gli estremi, boh, ok, ho niente, ho tutto, sono i più votati. Ma non riuscite a vederlo voi il risultato? Ma forse giusto appena finisce. Ricominciamo dal capo, eh? Qual è l'investimento più sicuro che allo stesso tempo renda qualcosa? Il Santo Graal. No, in realtà, scherzi a parte, è un investimento diversificato con una parte, secondo me, in cash liquida che magari messa a rendita grazie a DeFi, grazie a staking, grazie a CeFi. Buttati un occhio magari su Nexo, Celsius Network e BlockFi, ti consiglio. E poi una parte investita direttamente, quindi sul lunghissimo termine, in particolare meno suscettibile di oscillazioni di breve. Crypto stessa cosa, un portafoglio magari di lungo termine se vuoi giocare anche con qualche speculazione, ma non esporti troppo. Qualche materia prima antinflazione e poi basta. In realtà questo è un po' i componenti base di un portafoglio per quanto mi riguarda: parte investita, parte a rendita, parte liquida e antinflazione. Tutto qua. Ragazzi, che dire, io vi saluterei perché ho visto che siamo andati alla grande, un'oretta e passa, quindi vi direi, prossimo appuntamento live è venerdì, non perdetevelo. Adesso io ricarico questo live sul tubo, quindi non perdetevelo nemmeno lì se vi siete persi un pezzo, altrimenti ci vediamo dunque giovedì. Volevo buttare fuori un video, se riuscivo, ricarica anche il mouse. Sì, assolutamente sì, che incredibilmente anche oggi mi si è salvato al pelo. E basta, quindi ci vediamo tra poco, prossimamente, nei prossimi giorni per i video, per qualche comunicazione interessante, magari vediamo se è già il momento oppure no. E nel frattempo vi auguro una buona serata, state sempre sul pezzo, mi raccomando seguitemi su Telegram, dalle altre parti. Se volete partecipare al canale, alla crescita del canale, della community, potete o utilizzare i miei referral link oppure anche iscrivervi qua su Twitch se avete Amazon Prime, tramite Twitch Prime se vi abbonate, è una piccola donazione. E basta, non vi rompo più le scatole, buona serata e alla prossima!